Video brevi su YouTube, gli shorts. Andiamo a vedere cosa sono, dove li troviamo, come fare a finire in quella sezione con i nostri video e poi vi mostro le statistiche del mio unico video shorts. Siete stati così gentili da aiutarmi, vi ho chiesto di commentare dicendomi dove avete trovato il video, dove lo avete visto, e allora mi sembra corretto rimandarvi indietro i dati che mi avete aiutato a raccogliere. Così vediamo un pochino come performano questi video, vediamo un pochino quali sono, questa ce la teniamo per la fine di questo video, le opportunità, i vantaggi e anche le evidenti limitazioni di questa nuova funzionalità su YouTube. E allora dai, direi di partire. Vi ricordo, non so se ve ne ho già parlato, che c'è un canale Telegram su Chiocciolina Ciraulo dove trovate link, risorse, trucchi, approfondimenti e tutto quello che non riusciamo a fare stare qua su YouTube. Dai, non perdiamo altro tempo e partiamo da che cosa sono i video brevi, i cosiddetti shorts. Per farlo prendiamo il telefono e vedremo, attenzione, la posizione dei video brevi cambia da sistema operativo a sistema operativo. Mi pare di capire che non tutti ce li hanno nella stessa posizione. Qui siamo nell'home page del mio YouTube e se io scrollo un pochino verso il basso vedete che trovo le normali storie. Ed eccole qua. Queste qua sono le storie esattamente come le abbiamo su Instagram, come siamo abituati a vederle. Ma se io entro in un video, prendiamo questo del nostro amico Giorgio, dopo aver sopportato la pubblicità del video, guardate che io, scendendo verso il basso, trovo una sezione che non è più storie, ma è storie e brevi video. Qui dentro ci sono video verticali della durata massima di un minuto, attenzione a queste due regoline, insieme alle stories. Vedete che io scrollo verso destra, vedo la lunghezza dei video, quindi mi rendo conto che sono dei normali video, e poi ecco le stories. Quindi dopo un po' ecco che si trovano anche le stories. Abbiamo video e stories insieme. Andando un pochino avanti ecco che torniamo ai video. Vedete? Sono video della durata massima di un minuto, verticali, mescolati alle storie. Questa è evidente che adesso YouTube sta un po' investendo nel TikTok style. Quindi insomma cerca di rosicchiare un po' di quote di mercato alla fruizione rapida, veloce, verticale, con scorrimento verticale. Guardate, per scrollare vedete che io lo faccio in verticale in questa maniera, ok? Esattamente come TikTok. Da un punto di vista ergonomico devo dire che è meglio scrollare in verticale piuttosto che in orizzontale. Dal punto di vista della fruizione ognuno avrà il suo giudizio, il suo parere. A me non piacciono i video verticali e brevi, sono più per il long form, perché credo che sia importante anche avere il tempo di dare un contenuto vero e proprio quando si pubblica, ma anche quando si fruisce di video. Ma questo è un parere personale. Visto e capito quindi che cosa sono i video brevi, andiamo a vedere come facciamo a pubblicarli questi video. Questo qui è il video che ho pubblicato io. Andiamo un attimo ad aprire il capitolo, quindi come pubblicare video brevi. Questo qui è il video che ho pubblicato di recente e andando a guardare nella, eccolo qua, nell'articolo proprio del blog di YouTube, andiamo a scoprire che questa funzionalità per il momento è stata introdotta soltanto in India, una funzionalità beta che consente tramite l'applicazione di YouTube di andare letteralmente a creare questi video partendo da zero. Funzionalità al momento non presente in qualsiasi altro luogo, vedete, è molto simile all'utilizzo di TikTok, è davvero estremamente simile, sarà introdotto anche nel resto del mondo, ma per adesso quello che possiamo andare a fare, e qui lo mostra l'articolo del forum, è andare a inserire l'hashtag Shorts nel nostro video. Quindi creiamo un video di massimo 60 secondi, un minuto, non un secondo di più, se no non funzionerà. Lo creiamo in verticale, anche questo è fondamentale, altrimenti non funziona, e aggiungiamo l'hashtag Shorts nel nostro video. Ecco qua, il mio video verticale della durata di 57 secondi, questo è il minimo sindacale, che sapete che io proprio il dono della sintesi non è la mia caratteristica principale, ho già fatto molta fatica a realizzarlo, verticale 57 secondi, hashtag Shorts. E andiamo a vedere che cosa è successo. Andiamo un pochino a ragionare quindi su qual è stato il risultato della pubblicazione di questo video. Quindi
andiamo a vedere le statistiche del mio video shorts. Vi ho detto che in questo video vi chiedevo di commentare dicendomi dove avete visto il video e guardate che cosa riusciamo a tirare fuori come informazioni. Andiamo in fondo ai commenti, quindi andiamo proprio ai primi commenti. Questo è un video di 7 giorni fa. Ancora un pochino presto per trarre conclusioni, 7 giorni non ci bastano, però già troviamo delle informazioni interessanti. Guardate, mi sa che dobbiamo riordinarli per data dal più recente, i commenti. Ok, scendiamo adesso in basso, sono un po'. E quello che noteremo, inizio a farvi uno spoiler mentre scendo verso il basso, è che inizialmente tutti vedevano il video nel normale feed. Eccolo qua il mio amico Manuel che dice nel normale feed, video normali, ciao Giorgio, normale feed, normale feed, normale feed, e ancora normale feed, finché Sara non mi dice: guarda Andrea, anche io sto sperimentando con gli shorts. Ed effettivamente ho notato che dopo circa una settimana il video comincia ad apparire all'interno della sezione video brevi di YouTube. E cavoli, andiamo a vedere allora, normale feed, normale feed, sempre normale feed, finché, andiamo a vedere, normale feed, normale feed, vi ringrazio per tutti questi commenti super preziosi, ed eccolo qua, 3 giorni fa Adriana mi manda il primo messaggio, trovato nella sezione shorts. Facendo un po' i calcoli, 3 giorni fa vuol dire a 3 giorni dalla pubblicazione del video. Quindi, non so se magari anche prima, questo non posso saperlo, ma dopo 3 giorni dalla normale pubblicazione del video, sezione shorts. E adesso, guardate un po', Diego dice, me lo ha detto Giorgio, ok? Ma poi abbiamo storie, sezione shorts, video normali, sezione shorts, shorts, sezione shorts, shorts. Insomma, sembrerebbe che da 3 giorni dalla pubblicazione il video comincia a performare, ad essere mostrato nella sezione shorts. E allora andiamo a vedere se le statistiche lo confermano. Eccole qua le statistiche del video. Scendendo verso il basso, guardate che cosa noto. Vedete questo punto qua? Esattamente qui, il 10 ottobre, guardate, il video ha performato a livello di views un pochino meglio della media. La media è il grigio, mentre la linea azzurra è la performance del video, leggermente meglio della media. Non mi sorprende perché, insomma, siete stati molto gentili nel commentarlo tanto, nel mostrare molta interazione. Ma la cosa interessante è che esattamente a 3 giorni il trend sembra cambiare, cioè si sta discostando dalla media di visualizzazioni. Ora sembrerebbe in queste ultimissime ore che si stia un pochino riappiattendo, quindi potrebbe essere, farò una verifica magari fra un mese per darvi un riscontro anche su questo, che magari il video a un certo punto entra nella sezione shorts e quindi in questo momento in cui la sezione shorts è ancora un po' sguarnita guadagna di visibilità. E poi magari dopo alcuni giorni torna di nuovo ad appiattirsi. Sono tutte supposizioni, non lo so se è così, un video non basta, peraltro con solo 7 giorni di statistiche davvero è troppo poco per trarre conclusioni, ma è molto interessante questa cosa perché corrisponde ai commenti che voi avete fatto, quindi a 3 giorni ecco che inizia a schizzare. O meglio a schizzare, non è che ci sia chissà quale scatto di visualizzazioni, però ecco che inizia a differenziarsi. Tra l'altro interessante anche notare come la maggior parte di queste visualizzazioni sono arrivate proprio da fonte diretta o sconosciuta. Possiamo supporre che la fonte sconosciuta sia anche la sezione shorts, che non è ancora stata integrata nelle statistiche? Beh, non mi sembra una supposizione audace. Questo video mi ha portato un iscritto. Più interessante però andare a notare con la modalità avanzata quanti iscritti mi ha fatto guadagnare e perdere, quindi non solo la somma totale più uno, ma andiamo a vedere aggiungendo 2 colonne, vediamo se riesco a trovare, eccolo qua, iscritti conquistati 2, quindi suppongo iscritti persi 1. E questa cosa qua degli iscritti persi
allora, ogni video, non esiste video che non porti degli iscritti persi, come si spera anche degli iscritti conquistati. Questo è scontato. Bisogna capire quanto dei video di questo genere, ma ne parliamo poi al termine quando facciamo le riflessioni, quanto non sia un pochino troppo rischioso produrre dei video molto diversi dalla nostra produzione abitudinaria, perché poi le persone riceveranno la notifica di quel video e quindi il rischio di disiscrizione, secondo me, un pochino c'è. Io non sono terrorizzato dalle disiscrizioni, vi dico la verità, anzi credo che sia una buona cosa disiscriversi da un canale se non si è più interessati al contenuto di quel canale, però in questo caso diciamo che magari ci mettiamo del nostro, perché produciamo dei video che rischiano di essere molto diversi dalla nostra produzione solita. Vedete che il video in questo momento sta performando ancora discretamente bene per il mio canale, 193 visualizzazioni nelle ultime 24 ore e comunque 48 ore, comunque un buon numero, e direi che la fidelizzazione del pubblico è nella media, considerando la brevità del video. Per un video che dura 57 secondi, una visualizzazione media di 39 è comunque ragionevole e dignitosa. Andiamo a vedere la copertura di questo video, vediamo se ci sono dei dati interessanti. No, direi che la percentuale di click anche in questo caso è abbastanza nella media rispetto al mio canale. Ovviamente dopo il periodo iniziale tende a scendere un po' la visualizzazione media, la percentuale di click. Queste sono le fonti. Se avete delle riflessioni su queste statistiche che vi sto mostrando, fatele nei commenti, che magari aggiungete dei dati a cui io non ho pensato. Vedete che tutti quelli che hanno le notifiche attive hanno ricevuto la notifica. Questo secondo me è un problema dei video shorts, perché ad oggi, per come si fruisce di YouTube, il video breve ha una funzione diversa rispetto al video classico, canonico, e se tutti ricevono la notifica per me è un problema. Io non voglio questa cosa, quindi insomma ancora lascio un po' a desiderare come è stato introdotto. Vedete la ricerca, che è comunque marginale, per il 53% è derivata dall'hashtag Shorts. Vediamo se su YouTube siamo ancora in buona posizione con l'hashtag Shorts ad una settimana dalla sua uscita. E sembrerebbe essere il primo, bisognerebbe provare magari anche con la navigazione in incognito, insomma potrebbe essere che ci sono un po' di dati di tracciamento che influiscono in questa posizione. Vediamo se con la navigazione in incognito siamo comunque in prima posizione. Shorts, secondi, c'è un corto che in realtà non c'entra con l'hashtag, vedete? Quindi comunque non mi sorprende. Andiamo a vedere altri dati. Coinvolgimento. Vedete che ovviamente il watch time è molto basso rispetto alla mia media. Io ho una media di watch time altissima perché ho dei video mediamente lunghi e anche che destano un buon interesse. In questo caso la media è super mega risicata, così come la durata di visualizzazione media, vedete. Vediamo se abbiamo degli altri dati che possono interessarci. Pubblico, direi no, abbiamo solo visto un iscritto. Entrate le ho disattivate in questo momento, non c'è la monetizzazione attiva su questo video. Queste sono le statistiche. Mi raccomando, se avete delle note, delle osservazioni lato statistiche, scrivetemele, perché mi interessa davvero sapere cosa ne pensate rispetto all'evoluzione di questo video. Detto tutto questo, ci tenevo anche a chiudere con un paio di riflessioni. E in particolare volevo ragionare con voi sulle opportunità che credo che ci siano ancora oggi, che ci siano già oggi con i video shorts, e poi ragioniamo anche su quelli che mi sembrano dei limiti. Sicuramente un'opportunità importante credo che sia quella di farsi conoscere. Cioè la sezione shorts oggi è ovviamente un po' sguarnita, è un po' come è stato ed è ancora sulle premiere. YouTube sta investendo in quella sezione perché è chiaro che vuole farla crescere, vuole alimentarla, vuole evidentemente rosicchiare quote a TikTok e anche in parte a Instagram con, come si chiama, Reels, la funzionalità di Instagram. Non lo uso purtroppo, quindi non sono molto aggiornato. Quindi
è una buona opportunità per farsi conoscere. Probabilmente YouTube spingerà un po' su quella sezione, ma ancora relativamente pochi creator e poche creators la utilizzeranno con i loro video, e quindi può essere una buona idea farsi trovare lì dentro. Per esempio, può essere una buona idea farsi trovare lì dentro con il video di presentazione del canale. Così otteniamo due risultati in uno. Da un lato abbiamo il video di presentazione del nostro canale, che mettiamo in alto nella pagina del canale per farci conoscere, per spiegare cosa facciamo. Dall'altra, quel video, se siamo fortunati e bravi, potrebbe anche prendere una piccola tangente nella sezione video brevi, e quindi non solo le persone potrebbero trovarci da YouTube, ma potrebbero anche trovarci per la prima volta, e quindi trovare il video dove presentiamo il nostro canale. Scusate, mi sto incartando perché stavo pensando una cosa nel frattempo. Voglio tornare un attimo sulle statistiche e vedere che percentuale di iscritti. Eccola qua, vedete, iscritti e non iscritti. Vedete che comunque la maggior parte delle persone che hanno visto il video erano persone iscritte al mio canale. Certo, c'è una percentuale di non iscritti, ma che direi che è nella media rispetto ad altri video, se non più bassa. Quindi tendenzialmente sembrerebbe che questo video non sia servito poi tanto a farmi conoscere da persone nuove. Comunque, per carità, un 21% non è che lo si butta via. 21% di 1000 vuol dire comunque 200 e rotte persone che hanno visto per la prima volta il mio video, oppure che magari già mi conoscono ma non sono iscritti al canale. Ad ogni modo, non mi sembra un modo per farsi conoscere così tanto efficace o innovativo, ecco. Ad ogni modo, credo che possa funzionare anche in questi termini. Secondo me è anche un bel modo il video short per l'interazione rapida con la community. Pensiamo a dei brevi video di domande e risposte. Mi fai una domanda, ti rispondo con uno short. Cavoli, è molto interessante come modalità, è molto interessante per lanciare brevi messaggi, è molto interessante per dire delle cose velocemente. Sicuramente ha tanti modi di utilizzo, indipendentemente dai gusti. Ripeto, a me non piace la fruizione breve. Io sono per una fruizione medio-lunga, credo che sia migliore per il mio modo di fruire e anche di produrre contenuti, ma le potenzialità sicuramente ci sono. Ma andiamo a ragionare anche su quelli che sono le limitazioni, almeno ad oggi. Sicuramente la limitazione più grande è che oggi YouTube è pensato come una piattaforma per fruire di contenuti di media lunghezza, se non lunga, almeno 10 minuti. È la media, è chiaro che si sta generalizzando, ci sono video di 2 minuti che sono molto noti e anche ben fruibili, però comunque un video medio per i creator che magari fanno informazione, educazione, intrattenimento oggi è intorno alla decina di minuti, diciamo con una forbice che può andare dai 5 ai 20 minuti mediamente. Bene, YouTube è pensato per quel tipo di fruizione. I video brevi si integrano ma non si integrano, cioè c'è la sezione, lì cambio praticamente come se diventasse un'altra piattaforma, un'imitazione di TikTok, ed entro in quel mood lì, entro in quel tipo di fruizione. Ma per noi creator non c'è ancora la possibilità di separare le due cose, cioè se io pubblico un video breve, quel video va a finire dentro tutti gli altri video, da tutti i punti di vista, nell'home page del mio canale. Nell'home page del mio canale qui ci sono finiti anche tutti i video corti, che in questo momento è uno più altri piccoli esperimenti che ho fatto in passato, però vedete che comunque non c'è una distinzione netta e le persone ricevono le notifiche. In alcuni casi è quello che voglio, ma in altri casi, che credo che oggi siano un po' maggioritari, non è quello che vogliamo, cioè non vogliamo che uno riceva le notifiche perché magari pubblico 10 video brevi e non voglio mandare 10 notifiche alle persone alle quali magari rompo le scatole e poi si disiscrivono dal mio canale. Quindi insomma credo che bisogna ancora fare un po' di ragionamento, bisogna rendere ancora un pochino funzionale, un pochino efficace questa cosa, e soprattutto YouTube dovrà capire se e come integrare i video brevi nel normale flusso dei video, oppure se e come separare nettamente le due cose. Oggi questa cosa mi pare che non succeda. Una cosa che si può valutare, che io valuterò sicuramente di fare, magari creare un canale dedicato ai video brevi, quindi il classico secondo canale o il terzo in alcuni casi, dove si pubblicano soltanto video brevi.
quello potrebbe avere senso in quei casi, non sono tutti, in cui ha senso il secondo canale. È una riflessione che sto facendo, è possibile che lo farò magari proprio a scopo di test, ci devo veramente ancora un attimo pensare, però oggi dentro i canali normali io questo utilizzo dei video brevi, vi dico la verità, ancora non ce lo vedo. E che vi devo dire? Io vi ringrazio, prima di perdere definitivamente la voce, di aver seguito anche questo video. Mi raccomando, portatemi le vostre riflessioni, fatelo nei commenti, commentate le statistiche e mi dite se avete individuato delle cose. Un super gigantesco ringraziamento e senza più un filo di voce, un abbraccio e alla prossima.